Prego. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, bentrovati a questa nostra riunione della community di OGP, che come diceva Sabina non è stata pianificata ovviamente a caso, ma è la prima riunione di questa settimana, di questa edizione della settimana dell'amministrazione aperta, Open Gov Week che dir si voglia, che per noi è un momento particolarmente rilevante perché rende tangibile e finalizza, diciamo, da un lato lo sforzo che viene fatto da parte di tutti e di tutte quotidianamente nelle nostre amministrazioni e istituzioni, d'altra parte è la traduzione, diciamo così, con modalità tangibili e visibili dei nostri principi e dello spirito con cui noi lavoriamo, e cioè dare trasparenza, ci mancherebbe, visibilità, conoscenza e possibilità di partecipazione, diciamo, a questo processo di definizione di una politica sui temi dell'Open Gov, che è assolutamente trasversale, comune e condivisa dalle nostre amministrazioni, dalle istituzioni e dalle organizzazioni della società civile che partecipano. Abbiamo fatto già un significativo percorso, si è lavorato tanto e infatti, come vedete, la giornata di oggi, sarò breve anche per non togliere spazio ad interventi importanti che sono previsti, è da un lato, non voglio dire un primo bilancio, ma la comunicazione di un riscontro su quello che si sta facendo nell'attuazione del quinto piano nazionale per il governo aperto. Ne parlerà Ernesto Belisario, che ringrazio, e quindi noi diciamo, facciamo un attimo il punto delle cose fatte e soprattutto delle cose che sono state già messe in cantiere, anche perché il piano che abbiamo approvato poco più di 2 mesi fa prevedeva e prevede delle scadenze, degli obiettivi abbastanza stringenti. La riunione è anche l'occasione per lanciare delle iniziative che avevamo previsto, sicuramente in tema di consultazione, c'è la consultazione sul regolamento del forum multi-stakeholder, ne parleranno Federico Angelè e Giovanni Carletti, che ringrazio in anticipo per la loro disponibilità. Ci sono altre consultazioni in corso, lo fa il Dipartimento della Funzione Pubblica con la consultazione Semplifichiamo, e noi già dall'altra volta avevamo affrontato il tema del contributo che questa community può dare non tanto e non solo all'attività di consultazione, ma con una vista specifica sulle politiche di semplificazione a supporto o sulle iniziative di semplificazione a supporto del governo aperto. Ci attendiamo con la consultazione contributi puntuali su singole procedure o adempimenti segnalati magari dai cittadini e dalle imprese. Ci interessa anche un punto di vista comune della community sul tema della semplificazione. Ne parlerà in questo caso Massimo Di Rienzo, che ringrazio. Infine, ma non per ultimo, lancio di un'ulteriore attività iniziativa, ne parlerà Sabina Bellotti, che è quella del premio oggi dedicato alle organizzazioni della società civile. Questa è l'organizzazione dei lavori di oggi, ma come già annunciava Sabina, partiremo con un intervento molto gradito e molto utile per il percorso che stiamo facendo di attuazione del piano. Scusate, della professoressa Paola Pisano, che è il consigliere del ministro per la pubblica amministrazione sui temi dell'innovazione tecnologica. Per noi l'innovazione tecnologica è un asset, una risorsa, un tema e una strategia fondamentale per l'attuazione delle politiche in materia di amministrazione aperta, quindi l'introduzione ai lavori di questa della riunione odierna, ma anche il lancio della settimana dell'amministrazione aperta a cura della professoressa Paola Pisano, è veramente per noi una occasione di approfondimento molto importante. Senza perdere tempo, darei quindi la parola per il suo intervento alla professoressa Pisano, che ringrazio per la sua nota, peraltro, disponibilità e cortesia. Grazie. Grazie mille, Sauro, spero mi sentiate bene. Io ringrazio tutti voi per l'opportunità di partecipare all'evento di lancio dell'Open Government Week Italia.
Sono davvero lieta di portare i saluti del ministro Brunetta e gli apprezzamenti per questa iniziativa in rappresentanza del Dipartimento per la Funzione Pubblica. Ringrazio per il lavoro svolto e per la passione che ci ha messo nello svolgere l'Ufficio per l'Innovazione Amministrativa, lo sviluppo delle competenze e la comunicazione, ben coordinato da Sauro Angeletti, che tra le varie attività si occupa anche di processi di open government e di tutti gli strumenti di accesso e di trasparenza amministrativa. L'ufficio si avvale anche della preziosa collaborazione di Formez PA e di una task force per il governo aperto. Oggi ci troviamo a 5 anni dalla prima settimana dell'amministrazione aperta, nata in Italia nel 2017. Io ne presi parte come assessore del Comune di Torino. È stata proprio organizzata quella prima settimana su impulso delle organizzazioni della società civile, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che coordina la partecipazione dell'Italia all'Open Government Partnership dal 2011. Io ricordo davvero che è stata un'iniziativa di grande successo, tanto che nel 2018 il comitato direttivo di OGP ha fatto propria l'idea rilanciandola a livello internazionale, coinvolgendo tutti i paesi che avevano aderito alla partnership. 5 anni sono già un periodo importante per la vita di noi tutti, ma dal punto di vista tecnologico è davvero un periodo pesante, equivale quasi a un'era geologica. 5 anni fa, per esempio, tecnologie come il metaverso erano considerate un'utopia, ma anche una conference come quella di oggi era considerato un qualcosa di lontano. Oggi potrebbe diventare uno spazio importante di esercizio dei diritti di cittadinanza attiva. Di questo ne discuteremo alla ministeriale del 18 ottobre in Lussemburgo con i paesi dell'OCSE in occasione della riunione dei ministri per la public governance. E proprio in occasione di questa riunione è prevista anche l'adozione di un piano d'azione in materia di partecipazione e di rappresentatività. Uno dei suoi pilastri è l'esigenza di garantire e proteggere lo spazio civico, anche lo spazio civico digitale, come precondizione per l'esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza. Ad esempio, una cosa importante per la protezione dell'esercizio dei diritti di cittadinanza è proprio quello di cercare di evitare interferenze da parte di potenze straniere, di attori esterni durante le elezioni, per fare un esempio. La trasparenza dell'informazione pubblica è spesso un fattore critico per contrastare le fake news e l'attività di disinformazione. E spesso proprio fake news e attività di disinformazione trovano il miglior terreno di cultura proprio nell'opacità e nella distanza delle informazioni e delle relazioni tra cittadino e pubblica amministrazione. Io penso che l'OCSE abbia fatto e possa fare molto per facilitare il consolidamento di standard globali in materia di politiche partecipative. Lo ha fatto il 14 dicembre del 2017 con l'adozione da parte del Consiglio della raccomandazione sull'Open Government, che tutt'oggi rappresenta il primo e credo finora unico strumento giuridico internazionalmente riconosciuto sulle politiche di governo aperto. Oggi 77 paesi sono membri dell'Open Government Partnership, di cui il 75% fa parte dei paesi OCSE. È una storia di successo. È nostro compito ora rafforzare e espandere sul piano globale. Nei primi 11 anni di partecipazione dell'Italia a OGP ci sono stati diversi progressi maturati anche attraverso l'adozione di 5 piani nazionali. Il quinto, l'abbiamo ricordato prima, è stato adottato a febbraio ed è attualmente in corso. Best practice a livello europeo e internazionale sono rappresentate ad esempio dal progetto Open Coesione, che mira a introdurre la trasparenza nell'utilizzo di fondi strutturali, e dalla settimana dell'amministrazione aperta che oggi inauguriamo. Il quinto piano d'azione nazionale per
il governo aperto è stato definito con la finalità di avanzare ulteriormente nell'attuazione dei principi di governo aperto e di avvicinare la strategia di ripresa e resilienza alle pratiche dell'amministrazione aperta. Il governo italiano responsabile per il 2022 della copresidenza del comitato direttivo di OGP si è assunto l'impegno di incentivare a livello mondiale la discussione e il confronto sulle iniziative e sui programmi di riforma del settore pubblico che utilizzano il governo aperto quale elemento utile per la ripresa economica e sociale. L'evento geografico europeo che si terrà a Roma l'11 e il 12 ottobre prossimo è un esempio di questo impegno, nonché un'occasione tangibile per discutere a livello politico e tecnico il futuro della partnership. Il quinto piano di azione nazionale è il risultato di un processo di co-creazione partecipato da attori pubblici, organizzazioni della società civile. È un processo lungo, impegnativo, che si compone di azioni, secondo me, strategicamente rilevanti, che vorrei condividere e ricondividere con tutti voi. La prima è la creazione di un forum multi-stakeholder, un'azione estremamente importante per dar voce ai portatori di interessi rilevanti con una solida governance, che ha proprio nel suo mandato il compito di porre come priorità la definizione della prima strategia nazionale per il governo aperto. Tutti questi documenti possono farci pensare che non ci sia dietro un'azione, ma proprio grazie a documenti strategici che iniziano le azioni di governo, quindi la responsabilità della creazione di un forum multi-stakeholder è importante per riuscire a dare avvio a documenti standard e riconosciuti affinché possa andare avanti questo processo. La seconda azione del piano d'azione nazionale è la promozione della trasparenza e il rafforzamento dei processi di partecipazione dei portatori di interesse. Il terzo è l'impegno nella promozione del dibattito pubblico sulle grandi opere, che sarà anche garantito da un uso sempre più trasparente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio per riuscire a gettare le basi di una ripresa sostenibile, trasparente, inclusiva, favorendo anche un'efficace attuazione del monitoraggio civico delle risorse pubbliche. Il quarto punto è la protezione dello spazio civico, con attenzione alle donne, ai giovani, alle persone che spesso non partecipano allo spazio civico e al dibattito pubblico. Il valore della cittadinanza attiva giovanile come strumento di inclusione e di partecipazione è importante, la partecipazione dei giovani ai processi decisionali, con i giovani e per i giovani, l'impegno nel far conoscere e nel diffondere le opportunità del nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra i giovani è tema di impegno per il nostro governo. E infine il quinto punto è un'area che punta a garantire una cosa che a me sta particolarmente a cuore per il mio percorso professionale, l'innovazione digitale. Un'innovazione digitale che sia per tutti e tutte, cercando di lavorare per la diminuzione del digital divide, non solo per quanto riguarda le infrastrutture, non solo per quanto riguarda le competenze, ma anche per quanto riguarda la consapevolezza di sfide che noi oggi ci troviamo davanti nell'ambiente digitale. Io seguirò tutto il dibattito per accogliere le vostre istanze, ascoltare le vostre istanze e ascoltare tutto il lavoro che voi avete fatto fino ad oggi. Lascio nuovamente la parola al dottor Angeletti per la continuazione dei lavori. Grazie a tutti voi e buona settimana dell'amministrazione aperta a tutti noi. Grazie Paola per questa introduzione che da un lato diciamo ha sintetizzato e riepilogato i temi del nostro NAP, che al di là dei temi del piano sono temi diciamo centrali di questa politica. Io traggo due sinteticissimi spunti. Il primo è il guardare al bicchiere mezzo pieno. Noi
noi tendiamo forse a volte a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma in effetti abbiamo messo in piedi tutti quanti, ogni volta ce lo diciamo, ma è importante, un percorso molto proficuo che ha introdotto innovazioni di merito e di metodo e di contenuto. La seconda questione è la variabile tempo, il tempo della transizione digitale, come ci diceva la professoressa Pisano, il tempo delle persone, il tempo delle organizzazioni. La variabile tempo non è una variabile che possiamo controllare direttamente e compiutamente, quindi il piano che noi abbiamo fatto è, diciamo, il meglio che potevamo mettere sul campo in termini di obiettivi in questa fase e di risultati attesi, ma è un piano non scollegato dalla realtà, ma che anzi punta ad allinearsi nei tempi appunto con quello che stiamo facendo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica di leadership assunto a livello internazionale. Grazie ancora per l'intervento alla professoressa Pisano. A questo punto cedo la parola a Sabina Bellotti, che ringrazio per il lavoro che sta facendo in quanto POC, ma non solo. Grazie Sabina. Grazie Sauro, grazie anche alla professoressa Pisano, perché abbiamo avuto insieme, credo, un momento celebrativo importante, appunto, insieme anche al Vertice, insieme a chi non solo ha partecipato in passato a momenti storici della community, ma che può oggi accompagnarne un percorso evolutivo importante come quello che stiamo facendo, essendo noi in questa fase, come è stato ricordato, copresidenza del comitato direttivo di OGP. Quindi è interessante ricordare che in questo momento si sono già aperti diversi eventi a livello mondiale. Sapete che lavoriamo con diversi fusi orari, quindi nelle diverse zone geografiche, e per chi è interessato sul sito di OGP c'è l'elenco complessivo degli eventi che stanno avvenendo a livello mondiale. Devo dire che anche a livello europeo si è dato da fare, la zona geografica europea, e noi portiamo il testimone dell'organizzatore che sta realizzando e realizzerà in questa settimana il maggior numero di eventi che ruotano intorno ai principi del governo aperto. Apriamo quindi la nostra prima sessione importante di questo pomeriggio, quella dedicata a una prima riflessione sui primi risultati del nostro piano in realizzazione, e lo vogliamo fare in una modalità innovativa, forse non è la parola giusta, ma comunque con una modalità comunicativa diversa da quella tradizionale. Prima di tutto vi proponiamo un breve video che è stato prodotto tecnicamente da Formez con il contributo della Task Force OG su dove siamo arrivati ad ora. Prego la regia di mandare il nostro video, speriamo che funzioni. Con il quinto piano di azione nazionale per il governo aperto, nel biennio 2022-2023 l'Italia si impegna a promuovere una gestione trasparente e aperta del PNRR, mettendo in rete le organizzazioni della società civile con gli attori chiave della prevenzione della corruzione, promuovendo la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e le pari opportunità generazionali e di genere, sostenendo il diffondersi dell'innovazione digitale inclusiva, accompagnata dalla cultura della trasparenza e del riuso dei dati. Oltre 70 partecipanti fra stakeholder pubblici e privati hanno definito il piano d'azione attraverso un processo di co-creazione durato 7 mesi, nel corso dei quali sono state organizzate 6 riunioni plenarie e 22 sessioni di lavoro. Il piano, messo a consultazione pubblica a febbraio del 2022, è in fase di attuazione a partire dall'8 marzo di quest'anno. 9 team di lavoro, composti da rappresentanti di 33 organizzazioni della società civile e di 22 pubbliche amministrazioni, si sono candidati ad attuare i 9 impegni programmati. In linea con i principi del governo aperto, la modalità di lavoro dei team è di tipo collaborativo e si svolge prevalentemente online in spazi di lavoro dedicati. I team si riuniscono con cadenza almeno mensile e i materiali di lavoro sono disponibili sul sito dell'iniziativa Italia Open Gov. La Task Force per l'Open Government, coordinata dal Dipartimento Funzione Pubblica, supporta il lavoro del team del NAP. L'attività dei team è disciplinata da regole comuni volte a garantire l'inclusività degli attori, la continuità nella realizzazione degli impegni, la trasparenza sulle attività e la rendicontazione sui risultati raggiunti. I team hanno realizzato 28 incontri con l'obiettivo di rendere concreti e attuare gli impegni del piano per dare vita al forum multi-stakeholder,
che supporterà la definizione della prima strategia nazionale per il governo aperto, attivare una task force a supporto delle politiche di promozione dell'integrità e della trasparenza e una comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione, promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito sulle opere pubbliche incluse nel PNRR e al loro monitoraggio, progettare un'app nazionale per innovare e diffondere le politiche di partecipazione, supportare i percorsi di rafforzamento della parità di genere e coinvolgere maggiormente i giovani nel confronto tra governo e società civile, contribuire ad allargare la rete dei punti di facilitazione per l'accesso ai servizi e l'inclusione digitale, aumentare l'uso trasparente dei fondi europei e nazionali dedicati alla ripresa e resilienza, diffondendo e rendendo disponibili in formato aperto i dati sugli appalti delle opere incluse nel PNRR. Scopri gli attori coinvolti nel quinto NAP e segui i lavori su open.gov.it. Ecco, quindi da questo breve video, sicuramente per chi diciamo non sta seguendo direttamente i lavori, è stato utile ripercorrere non soltanto i contenuti su cui stiamo lavorando, gli obiettivi che ci siamo dati, ma anche il metodo di lavoro e le regole che la community si è data per cooperare in maniera positiva ed efficiente ed efficace, soprattutto unendo le forze fra le organizzazioni della società civile e i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche. Passiamo ora a una modalità più tradizionale, ma non meno importante e interessante, dando la parola a Ernesto Belisario, uno degli esperti, l'esperto senior direi, della politica di governo aperto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Ernesto è dall'inizio un accompagnatore, diciamo, delle scelte tecniche e strategiche del Dipartimento in quest'ambito. A lui la parola per condurre diciamo una prima riflessione su quello che sta emergendo dai nostri lavori. Approfitto, Ernesto, prima di darti la parola veramente, per dire che tutti coloro che vogliono intervenire a valle di questa doppia presentazione possono prenotare un proprio breve intervento sulla chat e gli verrà data la parola a valle. Prego, Ernesto. Buongiorno a tutte e a tutti, buona settimana dell'amministrazione aperta. E effettivamente è una data molto simbolica per fare una riunione, settimana dell'amministrazione aperta dell'anno in cui l'Italia ha il ruolo di co-presidente del comitato direttivo di Open Government Partnership, quindi molto simbolico, tenuto conto tra l'altro che questa settimana, no, la settimana dell'amministrazione aperta, nasce da una proficua collaborazione tra amministrazioni e organizzazioni della società civile. Ho la responsabilità di presentarvi i primi risultati e i primi insegnamenti di questi due mesi di lavoro sul quinto piano nazionale per il governo aperto. Permettetemi di farlo ringraziando fin da subito, oltre ai colleghi del Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez, Flavia Marzano, Yolanda Romano, Beatrice Bernardini, Massimo Di Rienzo e Ugo Bonelli, cioè i colleghi della task force che prima avete visto in una slide del video. Li ringrazio anche perché molte delle riflessioni che sentirete e che esporrò io sono state in qualche modo condivise e sono il frutto del loro lavoro nel seguire prima la redazione del piano e poi l'attuazione. Dunque, provo a partire da una considerazione. Dove ci troviamo in questo momento? Sapete che Open Government Partnership funziona con dei cicli, no? I cicli biennali di piano di azione, quindi si fa un action plan. La modalità con cui è stato costruito questo action plan è una modalità, si diceva prima, innovativa, perché per la prima volta c'è stata una metodologia di co-design del piano. Poi c'è la consultazione, viene definita la versione ultima del piano e poi si passa all'attuazione. Questo è il quinto piano, quindi noi sappiamo e possiamo conoscere quali sono i profili problematici dell'attuazione, perché abbiamo esperienza di attuazione di 4 action plan. Cosa ci ha insegnato l'esperienza dei precedenti? Esperienza di cui si è tenuto evidentemente conto
per provare a lavorare dove qualcosa era andato storto. Innanzitutto un profilo legato al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli impegni, nel senso che naturalmente molto spesso in passato era accaduto che non ci fosse un rispetto dei tempi originariamente previsti per diverse ragioni, anche per motivi indipendenti dalla volontà di chiunque, pensiamo a quello che è successo dal seguito della pandemia, difficoltà nella rendicontazione delle attività, no? Nel senso, sicuramente uno degli elementi principali è assicurare la trasparenza all'intero processo, anche a quello di attuazione, in modo da abilitare il monitoraggio del raggiungimento delle milestone, delle differenti azioni in modo tale da consentire l'analisi degli impatti effettivi dei piani, no? Perché se pensassimo che la costruzione dei piani è soltanto burocrazia dell'open government, in realtà i piani hanno l'obiettivo di avere degli impatti, cioè di cambiare proficuamente le nostre democrazie, rendendole più aperte, trasparenti, orientate alla partecipazione e ovviamente alla trasformazione digitale inclusiva. Poi questo lo vedremo. In sintesi, quello che non aveva funzionato ottimamente negli action plan precedenti era stato il contatto tra le organizzazioni della società civile e le amministrazioni. Perché? Perché anche nei casi in cui c'era stato un rapporto molto intenso, per esempio per la creazione, per le consultazioni, oppure in sede di rendicontazione finale, in fase di esecuzione, e questo era stato lamentato tanto dagli attori istituzionali quanto dalla società civile, non c'era stata una vicinanza, e invece quello che abbiamo capito è che, lo abbiamo capito da alcune azioni dei precedenti action plan in cui c'era stato questo contatto anche in fase di attuazione, in fase di esecuzione, la realizzazione degli impegni era avvenuta in modo più spedito, era stata più facile la rendicontazione, il monitoraggio, e questo aveva determinato una maggiore soddisfazione degli attori. Queste sono lezioni che sono state portate all'interno del quinto piano di azione per il governo aperto, non solo e non tanto per la impostazione del piano e quindi per la definizione del metodo attraverso il quale si è arrivati alla scrittura del piano, ma anche per l'organizzazione. Lo avete visto, chi non fosse già coinvolto nei lavori dei diversi gruppi che sono stati citati anche nel video, lo può comprendere dal video che ci è stato mostrato, che secondo me in modo molto efficace descrive una impostazione del lavoro molto molto serrata, e quindi in modo tale che ci sia un ritmo incalzante che aiuti, tra le altre cose, a non perdersi di vista. Nel corso del video è stato riepilogato in modo molto più efficace e comunicativo di quello che potrei fare io, quali sono le diverse aree di azione dell'action plan. Nel titolo della slide ho riportato un nuovo modo di scrivere e di attuare gli impegni dell'action plan, perché quelle criticità in fase di attuazione che vi ho rappresentato naturalmente non erano solo figlie della fase attuativa, ma anche della fase di impostazione dei piani. Si impara facendo, ovviamente. Queste sono le aree di azione, le cinque macro aree di azione, quindi governance, strategia per il governo aperto, prevenzione della corruzione, cultura dell'integrità, rafforzamento della partecipazione della società civile, promozione e difesa dello spazio civico, trasformazione digitale e inclusione. Non vi sembri eccessivamente ambizioso provare a parlare di risultati raggiunti solo dopo due mesi. Ovviamente non è stato fatto e non è stato previsto per vanagloria, ma semplicemente perché è giusto fare un punto su quelli che sono
i risultati già raggiunti, no? Quindi è giusto guardare, anche perché apparentemente si arriva la fine del 2023, sembra lontana, in realtà per realizzare azioni di impatto e trasformative il tempo è giusto e quindi c'è bisogno di andare spediti. In questi due mesi sono state effettuati diversi incontri, poi lo vedremo anche numericamente. Secondo me è interessante quello che è stato realizzato. Provo a mettere in fila, col contributo dei colleghi della Task Force, proviamo a mettere in fila alcune delle attività fatte per ciascuno ambito e area di attività. Penso ad esempio per quanto riguarda l'area di intervento del forum multi-stakeholder e di strategia per il governo aperto, oltre alla costituzione del team e alla mappatura dei soggetti in modo tale da verificare l'inclusione di tutti gli attori strategici all'interno della community di OGP Italia, si è arrivati alla definizione di una proposta di regole per la costituzione e il funzionamento del forum multi-stakeholder. È una delle principali novità del piano di azione, sarà oggetto di un intervento per cui non mi dilungo su questo. È sicuramente molto importante poter già registrare questo come risultato. I tempi sono assolutamente stretti e chiunque tra di voi abbia partecipato alle riunioni sa quanto siano state serrate e dense di contenuti. Sicuramente sono figlie di questa nuova logica di collaborazione, anche di incontri molto molto ravvicinati. Secondo ambito di attività c'è stato l'ampliamento del gruppo di lavoro coordinato da ANAC e finalizzato alla costituzione della task force prevista dall'action plan, con l'individuazione dei sottogruppi della task force. C'è stata già l'elaborazione di un documento di pianificazione della comunità di pratica degli RPCT in ambito SNA. Addirittura c'è stata l'elaborazione e già la somministrazione di un questionario di analisi dei fabbisogni della comunità di pratica con numerose risposte che sono già pervenute, e questo è anche un indicatore molto importante della riconoscibilità degli impegni, il fatto non solo che ci siano i gruppi e i responsabili che si riuniscano e producano, e questo è già un buon risultato in sé, ma addirittura che ci sia un riscontro degli interlocutori che vengono contattati e coinvolti, pur esterni al perimetro OGP, è un segno di accountability e quindi di riconoscibilità, sicuramente molto, molto importante, che sarà viatico per il futuro. Dopodiché abbiamo già l'elaborazione di un documento con la dichiarazione etica e la dichiarazione degli interessi. Con riferimento al terzo ambito di azione, cioè rafforzamento della partecipazione della società civile, c'è stata la presentazione della piattaforma di monitoraggio che è stata realizzata dal MIMS, e anche in questo ambito di attività c'è stato l'assessment delle organizzazioni della società civile impegnate nel monitoraggio civico. È stata eseguita una mappatura di tutti gli attori da coinvolgere nell'hub della partecipazione e si è arrivati alla definizione delle caratteristiche costitutive di questo hub, che era citato anche nel video, come esito appunto della consultazione degli attori rilevanti. Vado avanti perché non vorrei rubare molto tempo, come è stato detto su open.go.it, poi dopo potete trovare progressivamente tutte le informazioni anche relative alla fase di attuazione. Sulla promozione e difesa dello spazio civico, anche in questo caso si è proceduto con la mappatura degli attori rilevanti in termini di parità di genere, giovani e partecipazione. Si è ragionato sulla progettazione di iniziative di sensibilizzazione e sul coinvolgimento dei giovani sulle tematiche del governo aperto, questo anche per dare
dare alla stessa community una prospettiva di apertura. Sulla quinta e ultima area, che è quella legata alla trasformazione digitale e all'inclusione, abbiamo la mappatura. Mi sentite bene? Sì, Ernesto, vai avanti, tranquillo. Grazie. La mappatura degli attori rilevanti e poi c'è stata l'avvio dell'analisi sulla tipologia di dati da includere nell'applicazione degli standard in materia di dati aperti, l'identificazione degli indicatori e della metodologia di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e poi tema molto importante a cui ha fatto riferimento anche il dottor Angeletti nell'intervento introduttivo, l'indicazione degli indicatori e l'avvio della ricognizione di quelli che sono i fabbisogni informativi per il monitoraggio del PNRR, se ne parlava anche nel video che avete avuto, anche perché non c'è dubbio che tanto per le amministrazioni quanto per le organizzazioni della società civile in questo momento storico il PNRR abbia una rilevanza cruciale, e ne abbiamo sempre parlato. Dunque, in soli due mesi, ed è un tempo assai breve, tante sono state le attività non soltanto prodromiche, quindi di preparazione, ma anche gli output che sono stati prodotti e attività a rilievo esterno. Cosa ci portiamo da un punto di vista non tanto quantitativo ma qualitativo, quelli che sono gli spunti di discussione che io metto sul tavolo e che poi sono disponibile, anzi mi fa davvero piacere discutere con voi. Dunque, se dovessimo guardare come sta andando l'attuazione, sicuramente dobbiamo parlare di incontri frequenti e proficui. Complessivamente sono 28 le riunioni che si sono tenute. Questo non solo ha consentito di raggiungere i risultati, grazie anche allo sforzo di chi si è assunto il ruolo di facilitatore e coordinamento di queste riunioni, ma ha portato come segno del fatto che la buona impostazione e metodologia è sicuramente un fattore abilitante all'apertura ulteriore, questo ha portato ad un incremento progressivo degli attori coinvolti, sia attori istituzionali che organizzazioni della società civile, segno che evidentemente collaborazione è proficua, è percepita come tale, quindi è attrattiva, e naturalmente l'auspicio che questo non sia un punto di arrivo ma un punto di partenza. Portiamo a casa come lezione che la continuità nella collaborazione, il metodo nella collaborazione, regole precise è un fattore che aiuta a raggiungere risultati. C'è una atmosfera di apprezzamento degli attori fin qui coinvolti per gli sforzi che sono stati profusi e per l'impegno che è stato messo in campo. Ovviamente una delle considerazioni che dobbiamo porci è la sostenibilità del processo, tanto per gli interlocutori istituzionali quanto per le organizzazioni della società civile. Sicuramente lo scatto di passare da riunione ogni qualche mese a 28 riunioni in due mesi è uno scatto che significa e richiede strutturazione e quindi naturalmente sicuramente il tipo di impegno che viene richiesto alle amministrazioni e alle organizzazioni della società civile è un impegno più intenso rispetto al passato e questo deve portarci a capire progressivamente come rendere questo impegno il più sostenibile possibile, perché la partecipazione costa fatica, è una fatica che sicuramente tutti voi che siete qui oggi e gli altri che hanno partecipato hanno deciso di impiegare, perché riconoscono che questo processo possa portare dei risultati. Sicuramente provare ad alleviare
fare questa fatica o a renderla compatibile con le diverse attività istituzionali delle organizzazioni della società civile è uno sforzo che ci deve accomunare. Quindi anche su questo, se possiamo apprendere e possiamo imparare quali sono i correttivi da apportare per il futuro, noi per primi siamo aperti a proposte e suggerimenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, forse sono andato un po' lungo rispetto ai tempi, le cose da dire sono tante, spero di aver messo qualche spunto di riflessione sul tavolo. Grazie molto Ernesto, no, non sei andato troppo lungo, al momento non ci sono richieste di intervento, provo anch'io a mettere ancora qualche elemento sul tavolo. Questa riflessione che ci ha proposto Ernesto guardando ai risultati del nostro modo di operare, quindi come dire con sicuramente lo sguardo e la soddisfazione che è giusto ricavare da questa operosità e soprattutto dei risultati raggiunti, però dobbiamo appunto tener conto della fattibilità. Voglio portare all'attenzione di tutta la community un argomento che è stato di recente affrontato anche nell'incontro fra il nostro partner di società civile Eidan Yakutze, che recentemente ha incontrato alcune delle organizzazioni della società civile rappresentate nella community in occasione della sua visita di fine aprile a Roma, e è stata posta la questione dell'onerosità di un approccio di questo tipo, che sicuramente abbraccia fino in fondo l'importanza del coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle politiche pubbliche, quindi dalla fase del design alla fase della realizzazione, ma che comporta, si scontra con una realtà che spesso, diciamo, vede le organizzazioni interessate ma non organizzate a sufficienza per poter sostenere degli impegni così forti. Si è discusso di mettere al centro, e abbiamo concordato con Eidan come copresidenza, noi come parte governativa e lui come parte che rappresenta la voce della società civile, di porre al centro dell'agenda della partnership questo tema, questa sostenibilità della partecipazione della società civile alla definizione delle politiche pubbliche. Si è detto che è importante individuare soggetti terzi che possano anche così mettere a disposizione delle risorse, e quindi nel terreno europeo abbiamo immaginato di potersi rivolgere anche alla Commissione europea, ma comunque anche la Banca Mondiale. Ci sono attori che intervengono nei percorsi di riforma e di innovazione del settore pubblico, e questo è un tema che vogliamo, come dire, portare a compimento durante questo anno di copresidenza e cercare di trovare alcune soluzioni pratiche importanti. Noi viviamo in un paese dove fortunatamente il terzo settore ha avuto un riconoscimento anche legislativo importante di recente, dove esiste la possibilità per l'organizzazione della società civile anche di candidarsi a ricevere dei contributi che derivano dalle tasse dei cittadini. C'è una grande moltitudine di organizzazioni che rientrano in questo elenco. Forse questa è anche una cosa su cui possiamo riflettere: dovremmo immaginare di promuovere noi per primi, che apparteniamo insieme a questa organizzazione, alla società civile, a una community dedicata a un obiettivo specifico di innovazione e di promozione della democrazia, possa rendere visibile il contributo a tutti i cittadini, il contributo che deriva da queste organizzazioni, in modo che sappiano nel momento in cui decidono, come dire, di contribuire in modo specifico al funzionamento di un'organizzazione, che cosa caratterizza queste organizzazioni. Questo senz'altro è un tema. Voglio poi aggiungere, chiedo di non essere timidi e chiedo a chiunque di voi voglia intervenire ancora. Benissimo, abbiamo un primo intervento, e quindi io direi di dare subito la parola al rappresentante di Argomenti 2000 che vorrebbe intervenire. Gian Diego Rastro, prego. Spero che sia facile tecnicamente, di solito lo è. Non sentiamo ancora la tua voce e non vediamo il tuo volto, eccoti, prego. Non sentiamo la voce, attivare il microfono. Ora va bene? Ora va bene? Ora sì, prego. Ecco, e molto velocemente, sono Gian Diego di Argomenti 2000. Segnalo anche il punto sul dibattito pubblico prima di una grande opera che è stato citato dalla consigliera Pisano. Mi sembra che non fosse presente nella sintesi del dottor Belisario.
Perché ci tengo a questo tema? Perché l'impegno di Argomenti 2000 dentro questa attività, che vede coinvolta anche la Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, è quello di creare una novità, di valutare i dibattiti pubblici. Tra gli impegni abbiamo quello di organizzare entro dicembre 2022 un seminario tra la Commissione italiana e quella francese dei dibattiti pubblici per avviare un discorso su come si valuta un dibattito pubblico. E questo mi dà l'occasione di dire che per Argomenti 2000 è importante partecipare a Oggi Forum, perché sperimentiamo una generatività, una co-creazione, una possibilità di dialogare insieme. E nello stile proprio di Oggi volevo lanciare proprio oggi l'idea che anche Argomenti 2000 nel suo proprio sito internet adotterà il metodo della consultazione aperta, proprio perché vorremmo contribuire già da adesso su come si valuta un dibattito pubblico. Poi lo affronteremo nei prossimi mesi con le altre organizzazioni di società civile e con CNDP e con la Task Force. Però vorremmo che questo tema diventasse popolare il più possibile, perché per noi gli Argomenti 2000, stare dentro oggi, significa attuare l'articolo 2 della Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione e perché no anche l'articolo 118, ultimo comma, quello sulla sussidiarietà orizzontale, in quanto ci teniamo ad aiutare la democrazia italiana a migliorare. E secondo me, partire dalla valutazione dei dibattiti pubblici, una cosa piccolissima nel grande mare magnum della Repubblica Italiana, è qualcosa che probabilmente fiorirà e io me lo auguro. Grazie. Grazie Gian Diego. Direi che il tema delle opere pubbliche che prevedono il dibattito pubblico, come previsto dal nostro PNRR, è ampiamente evidenziato soprattutto nel nostro video, dove si vede molto, diciamo, il tema delle opere pubbliche legate anche alle infrastrutture viarie, e la scelta che è stata fatta da Funzione Pubblica insieme con la Commissione per il Dibattito Pubblico, insieme col MIMS, è data di dare molta evidenza a questa tematica. Perché siamo consapevoli di una cosa, che prima di valutare bisogna conoscere, prima di valutare bisogna realizzare. Uno dei primi impegni del team che lavora al dibattito pubblico è proprio quello di, come dire, promuovere azioni informative, culturali, per far sì che l'esistenza di questa possibilità per i cittadini italiani diventi nota e praticata. Quindi sicuramente in prospettiva si potrà arrivare anche più lontano, ma sicuramente uno dei primi obiettivi è questo. E approfitto, se non ci sono altri che desiderano intervenire, per aggiungere un altro elemento all'analisi che ha fatto Ernesto, un elemento che vede alcuni fili rossi attraversare il NAP, perché fra le diverse aree di azione del piano ci sono delle, come dire, delle sinergie interne che sono importanti. Avete notato quante mappature abbiamo realizzato? Questo va tutto a confluire non soltanto nella definizione, come dire, di interlocutori di area di azione, ma anche nella visione complessiva che abbiamo della community e dell'importanza che questa sia partecipata da tutti i portatori di interesse per il governo aperto. Quindi il grande lavoro che è stato fatto in questi mesi ha riguardato non solo l'azione strategica per la creazione del forum multi-stakeholder, ma anche per esempio il tema della partecipazione, del lab, la presenza delle donne, la presenza dei giovani, quindi una interconnessione interna fra le azioni, così come l'azione che sta conducendo l'area legata alla cultura dell'integrity e dell'anticorruzione sta lavorando a produrre strumenti che avranno una ricaduta su tutte, diciamo, i team. Quindi stanno sperimentando e facendo del pilota di una modalità, diciamo, di lavoro che renda ancora più trasparente e assicuri l'assenza di conflitti di interesse da parte degli attori che cooperano al governo aperto in questa casa comune che abbiamo creato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, che è uno fra i tanti attori di questa azione, però ha, diciamo, in più il ruolo istituzionale di facilitare questi meccanismi. Prego, ci sono due richieste di intervento. La seconda, una era Yolanda, ma appunto in linea all'interno del, come dire, dell'area di azione della partecipazione siamo molto allineati, perché il lab della partecipazione dialoga anche con l'area del dibattito pubblico e viceversa, e quindi su questo forse Yolanda voleva dare il chiarimento. C'è Rosy Battaglia, prego, invitiamo Rosy Battaglia a intervenire. Rosy, non ti sentiamo e non ti vediamo ancora. Eccola? No. Ho visto la collega della SPA. Ci sono problemi col collegamento di Rosy?
Valentina Donini, prego, facciamo diamo la parola a Valentina Donini della SNAI, intanto che Rosy cerca di collettersi. Sì, Prego. buon pomeriggio a tutti, sarò brevissima. Volevo solo aggiungere due piccole informazioni in merito agli impegni della SNAI in questo momento, perché la SNAI è attiva anche sulla seconda linea di azione riguardante le reti a tutela dei whistleblower e volevo quindi comunicare che in realtà il nostro progetto sull'impatto trasformativo della formazione è entrato in una fase operativa e quindi insomma, è un progetto abbastanza complesso visto il numero di discenti che dovranno partecipare per fornire il loro parere qualificato su questo argomento, cioè su come la formazione può modificare la percezione originariamente ostile dell'istituto del whistleblowing. Questa è una seconda linea di intervento sulla quale siamo abbastanza, insomma, siamo entrati nella fase operativa e questo ci tenevo a comunicarlo. L'altra cosa che volevo comunicare invece è in merito alla realizzazione della comunità di pratica che ci stiamo avviando anche alla fase di sensibilizzazione e promozione e per questo ecco, mi faceva piacere confermare il fatto ecco, che il 22 giugno ci sarà un evento organizzato dalla SNA che riguarda proprio la presentazione della nascente comunità di pratica, evento che sarà in modalità sia da remoto sia in presenza, e nel quale appunto presenteremo i risultati raggiunti e faremo anche una discussione, un confronto su alcuni temi abbastanza sfidanti che sono usciti, diciamo, nell'ambito anche della discussione che abbiamo fatto in questi mesi. E quindi sarà un tema forse originale per certi versi, ma comunque sicuramente interessante, che è la parità di genere e la prevenzione della corruzione. Ecco, quindi insomma ci tenevo a fare queste due piccole precisazioni. Grazie mille, Valentina. Hai dato un ulteriore elemento di come stiamo cercando all'interno del piano di creare quella sinergia fra politiche che sappiamo essere una chiave di volta importante del successo del governo aperto. Prego, Rosy Battaglia, la parola a te. Grazie, grazie mille Sabina. Intanto mi scuso, insomma, il mio intervento è molto rapido. Anche per la mia assenza, l'assenza dei cittadini reattivi in questi mesi, però appunto ci tenevo a intervenire sicuramente insomma per ringraziare i colleghi delle altre associazioni e tutti coloro che hanno partecipato, ma anche appunto sia Sabina, ma tutto quanto il gruppo, insomma Ernesto Bellissario, eccetera. Sicuramente il piano, l'organizzazione che avete messo in atto richiede uno sforzo elevato. Anche da parte delle organizzazioni, questo non ce lo nascondiamo. Quindi, ad esempio, un'organizzazione come la nostra, dopo la pandemia e i problemi che tutti noi stessi stiamo vivendo, come dire, non, magari abbiamo avuto più ripercussioni rispetto alle altre. Quindi, insomma, questo è uno dei temi da tenere in considerazione. Mentre entrando nel merito di tutte le questioni, noi stiamo comunque lavorando al monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E avendo molto stretto contatto con i territori e con la pubblica amministrazione, come sapete, il ruolo di questo forum è sicuramente fondamentale. Mi auguro che possa essere più incisivo, perché qui si stanno cambiando tante cose in corsa e quindi l'accelerazione dei progetti, dei processi, scusate, anche proprio rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma come il collega prima ha parlato, ad esempio, nel dibattito pubblico. Si stanno facendo delle norme che stanno chiudendo in realtà il dibattito, l'intervento dei cittadini. E quindi, come dire, mi sembra di vedere due film diversi, ecco, non bastano dei video, insomma, per essere incisivi sui processi. Quindi, insomma, da una parte le mie scuse, però dall'altra parte, insomma, spero, ecco, speriamo di poter continuare a lavorare assieme, perché sicuramente. Sicuramente il nostro paese ha bisogno di trasparenza e anche di questo organismo. Un saluto al ministro Brunetta, ecco, questo sì, perché ringrazio la dottoressa Pisano che ci ha portato i suoi saluti. Dopo un anno avrei voluto incontrarlo, ecco, scusate. Grazie intanto. Grazie Rosy, credo che il ministro sia impegnato all'estero proprio in questa giornata, così mi è stato detto dal consigliere diplomatico, comunque sapete tutti che il ministro ha, diciamo, fornito il suo endorsement, il suo appoggio al nostro piano, la premessa del piano a firma del ministro, come dire, ha consolidato in noi del Dipartimento della Funzione Pubblica del WISC, la convinzione del fatto che l'estate
strada intrapresa, quella poi di connettere il più possibile anche la nostra azione con l'idea di poter aprire il PNRR sempre di più ai cittadini anche nella sua fase di esecuzione, cosa che magari non è stata immediatamente realizzata nella fase di progettazione, come le organizzazioni della società civile hanno più volte ricordato, però ci sono tempi che aiutano le politiche pubbliche nella loro, come dire, nel loro farsi anche a trovare modalità che possono migliorare la qualità stessa delle politiche. Questo, il tema del dibattito pubblico è un tema molto importante, sappiamo che è un'esperienza nuova in questo paese, sappiamo che c'è un trade-off fra la necessità di realizzare le opere e di avanzare anche in relazione proprio a quelle che sono le tempistiche del PNRR e dall'altra parte la qualità di uno strumento come il dibattito pubblico che consideriamo fondamentale ai fini della realizzazione di uno dei principi portanti del governo aperto, che è proprio quello della qualità della partecipazione offerta agli stakeholder. Su questo Yolanda Romano e tutti i responsabili, le amministrazioni responsabili di quest'area, ringrazio nuovamente la Commissione per il Dibattito Pubblico e il MIMS, stanno sicuramente cercando di affrontare i nodi principali e porteranno alla luce anche in vista di una definizione di una futura strategia per il governo aperto quelli che possono essere dei necessari miglioramenti. Ci sono altri interventi? Direi che altrimenti possiamo iniziare a provare a chiudere su questa fase. Non immaginavamo che questo, questa parte diciamo di apertura agli interventi dovesse portarci soltanto, come dire, a congratularci reciprocamente fra di noi di quella che è stata l'abilità nel portare avanti, come ha ricordato Ernesto, anche molto velocemente una serie di percorsi di lavoro. Questo fa sempre piacere, ma noi facciamo parte di, come dire, della squadra del miglioramento continuo, almeno questo è uno dei principi guida del Dipartimento della Funzione Pubblica da molti anni, quindi siamo sempre aperti al vostro contributo critico, alla possibilità che sia da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che da rappresentanti delle organizzazioni della società civile arrivino, come dire, critiche costruttive, quindi la possibilità via via in questo percorso sperimentale che stiamo facendo di migliorare e di rendere questo stesso percorso fattibile e sostenibile nel tempo, perché quando poi ci lanceremo in un'impresa ancora più ardua che è quella di avviare una strategia nazionale per il governo aperto, lì sarà ancora più dura, quindi ci stiamo facendo le ossa per vedere se siamo in grado di affrontare con questo spirito degli obiettivi di risultato ancora più grandi, ancora più impattanti. Passerei quindi a questo punto, se la regia mi conferma che non ci sono altre richieste di intervento, ringraziando ancora Ernesto e ringraziando coloro che hanno collaborato insieme con la Task Force per il Governo Aperto e con me alla definizione del video, che comunque è un primo, come dire, modo di comunicare quello che stiamo facendo, che rimarrà appunto a disposizione di chiunque anche nel nostro sito, in modo che potrà essere visionato da coloro che sono interessati a capire come lavoriamo. E passerei a un altro tema, direi che questo è forse il piatto forte di questa nostra giornata di lavoro. Il piatto forte è rappresentato da una presentazione della proposta di regolamento che il team che si impegna appunto nell'area del rafforzamento della governance in vista di una strategia nazionale per il governo aperto ha lavorato in questi 2 mesi e poco più, però insomma c'è un però, nel senso che non siamo partiti da zero, quindi su questo apro agli interventi che ci devono presentare il lavoro svolto e con piacere invito 2 rappresentanti dell'organizzazione della società civile che hanno partecipato ai lavori di questo team, che ci diranno poi appunto chi ha lavorato dentro questo team, come abbiamo lavorato e con quale risultato. Federico Angheledi di Good Lobby e Giovanni Carletti di Orizzonti Politici. Prego, a voi la parola. Sì, buongiorno Sabina, buongiorno a tutte e a tutti. L'onere della presentazione spetta soprattutto a Giovanni in virtù del fatto che volevamo anche dare insomma una rappresentatività delle nuove leve per evitare di essere poi sempre noi veterani a monopolizzare anche il lavoro all'interno della community OGP. Quindi diciamo che appunto da veterano farò un po' un'introduzione e poi lascerò a Giovanni Carletti di Orizzonti Politici il compito di illustrare le novità del lavoro che abbiamo portato avanti insieme. Giovanni, intanto, ecco, se vuoi
procedere con le slide. La prima cosa che dico appunto è che abbiamo lavorato in questi mesi assieme alla pubblica amministrazione, insieme al team di OGP per cercare di dare una bozza di fatto che oggi andrà in consultazione di una proposta di regolamento per il forum multi-stakeholder per il governo aperto, che è una delle azioni caratterizzanti il quinto piano. Giovanni, se vuoi andare avanti. Sì, brevemente appunto, qual è stata i contenuti, sono qual è stata un po' la nostra missione, chi è stato coinvolto, perché il forum multi-stakeholder, come abbiamo lavorato e i risultati del nostro lavoro. Come dicevo appunto, la missione è stata quella, il tentativo insomma è stato quello, ce lo direte poi anche con la consultazione che partirà, credo poi Sabina lo dirà, a partire da oggi pomeriggio, se siamo riusciti a centrare il tema, è stato quello di rafforzare la governance della community dei portatori di interesse che compongono la OGP Italia. A partire direi da due considerazioni. Da una parte, quello che abbiamo cercato di fare anche con direi il supporto, l'aiuto, la collaborazione della support unit internazionale di OGP è stato di guardare un po' al funzionamento a livello internazionale della community con il suo strumento di governance, che immagino conosciate tutti, che è lo steering committee formato da rappresentanti tanto della società civile quanto da rappresentanti in questo caso dei governi. Dall'altra parte, i mesi che abbiamo passato sono stati, come sappiamo, mesi difficili per tutti, ma sono stati mesi difficili anche per la comunità OGP. E direi che la società civile si è assunta la sua responsabilità, anche critica, di far notare come il modello che avevamo conosciuto nei precedenti piani di azione dovesse essere in qualche modo superato. Appunto, speriamo che questo sia il modo migliore per superarlo, ma la risposta che abbiamo cercato di dare è anche proprio ai problemi che abbiamo riscontrato nei mesi scorsi. Ricordo soltanto appunto la difficoltà, ad esempio, di convocare il tavolo di lavoro, quello che era allora il forum, ma in cui i due attori non collaboravano a stretto contatto, parlo della società civile e della PA, cercando di ovviare appunto a questi problemi. Quindi facciamo un piccolo passo indietro, proprio perché sono stati questi mesi intensi per tutti, intendo questi di co-creazione del piano. Forse questi incontri plenari ci servono anche per cercare di ridare uno sguardo d'insieme dopo aver lavorato in maniera o dopo aver continuato a lavorare, perché alcune azioni poi non sono ancora terminate, la definizione delle azioni, cercare appunto di dare uno sguardo d'insieme, di rivedere insieme a che punto siamo. Fino a poco tempo fa, nei precedenti piani di azione, vi ricorderete che agivano separatamente un forum che era formato dalle organizzazioni della società civile e appunto un po' con due camere che non si incontrano, due camere stagne quasi, o che si incontrano solo in rari momenti, un gruppo in rappresentanza della pubblica amministrazione. Con questo nuovo piano, anche, ripeto, a partire dalle indicazioni che sono arrivate a livello internazionale e dalle sollecitazioni che sono arrivate dalle organizzazioni della società civile,
abbiamo cercato di superare questo schema a favore di una collaborazione molto più attiva tra società civile e pubblica amministrazione. Quindi la community di OGP è diventata uno strumento di co-creazione da parte della componente società civile e pubblica amministrazione insieme. Ma abbiamo anche visto che ovviamente pensare a decine, se non centinaia, di attori coinvolti insieme è un modello, un sistema che è poco efficace, efficiente e funzionale. Per questo la necessità di darsi una governance attraverso appunto questo forum multi-stakeholder che sia in grado di rappresentare pariteticamente la pubblica amministrazione e le organizzazioni della società civile e che funga appunto, diciamo, da supporto alla community, che metta a frutto ciò che all'interno della community viene pensato, ideato e implementato. Giovanni, lascio a te la parola. Grazie mille Federico, buon pomeriggio a tutti, spero che riusciate a sentirmi. E allora, però adesso magari vi starete chiedendo com'è che abbiamo lavorato. E in sostanza, appunto, c'è stato il gruppo di lavoro che si è occupato di elaborare questo regolamento, che era composto sia da attori diciamo, del lato OSC, per dire nel gergo, e del lato pubblica amministrazione. Lato OSC, appunto, hanno collaborato Orizzonti Politici, che è l'associazione che rappresento, The Good Lobby, che è l'associazione che rappresenta Federico. Invece dal lato PA i lavori erano supervisionati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e poi abbiamo visto anche la partecipazione del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Come si è strutturato il lavoro del gruppo che si occupava dell'azione 1.01? Ci sono stati quattro incontri plenari. Nei primi incontri c'è stata una fase di raccolta di idee, di dibattito, in cui ci siamo confrontati su varie questioni, appunto anche il ruolo che avrebbe dovuto avere il forum multi-stakeholder come steering committee della community. E poi siamo passati, diciamo, alla stesura dei bozze vere e proprie del regolamento. Anche qui ci siamo suddivisi il lavoro di stesura, ci siamo occupati di diverse parti, cioè diversi attori, comunque sempre in un clima di co-creazione e di scambio tra i vari componenti. Come diceva Federico, no, l'importanza del rapporto paritetico tra PA e OSC vuole essere una delle caratteristiche del forum multi-stakeholder e possiamo dire che è stata anche una delle caratteristiche del lavoro che ha portato al forum, alla stesura del regolamento per il forum multi-stakeholder. Il risultato infatti è stato il nuovo forum multi-stakeholder e adesso vi espongo brevemente il regolamento. Quale sarebbe il compito di questo forum? Il compito ultimo è realizzare appunto l'OGP Italia, che riunisce tutti i portatori di interesse del governo aperto, sia pubblici che privati. Ovviamente questo è un obiettivo abbastanza macro che si struttura nel dettaglio in sottobiettivi, che sono formulazione di proposte per definire la strategia nazionale per il governo aperto, monitorare e valutare politiche di apertura, definire anche modalità di co-creazione, come dicevamo, e co-attuazione di piani d'azione nazionali biennali in atto. E poi anche dialogo nazionale sulle politiche di apertura attraverso diversi strumenti, networking tra diverse associazioni, raccolta di raccomandazioni e suggerimenti da parte della community ed educazione con un occhio alle giovani generazioni. E infine elaborare proposte per il posizionamento dell'Italia da presentare nelle sedi internazionali. Ricordiamo che comunque OGP è un progetto internazionale. Ma come è composto e quali sono le caratteristiche di questo quali saranno le caratteristiche di questo forum? Chi ci può partecipare? Ovviamente PA, OSC e anche parti sociali che abbiano, questo importante, maturato almeno un anno di esperienza alle attività di OGP Italia. L'equilibrio numerico è un'altra cosa che il regolamento
pone in maniera molto chiara, ci deve essere un equilibrio numerico tra OSC e PA, un massimo di rappresentanti, di 11 rappresentanti per l'una e per l'altra, e per l'una e per l'altra sono nominati anche un portavoce. Quindi un portavoce per PA e un portavoce per OSC. Come si struttura il mandato e la durata del mandato del forum multi-stakeholder? La durata del mandato sarà di 2 anni al massimo, parallelamente all'esecuzione di ciascun piano nazionale di azione nazionale. Il primo mandato si concluderà alla chiusura del quinto NAP attualmente in corso, quindi si chiuderà l'ultimo giorno del 2023. Il mandato a una stessa organizzazione è rinnovabile solo una volta, e l'idea appunto è di stabilire una periodicità negli incontri, un po' già come è stato fatto per il gruppo di lavoro. Qui la periodicità sarebbe bimestrale, con diciamo un rendiconto quadrimestrale alla community di OGP Italia. Questo in occasione di apposite plenarie. E ovviamente la rendicontazione, diciamo, l'aggiornamento riguarderebbe gli avanzamenti del lavoro del forum multi-stakeholder e anche le problematiche che vanno affrontate. In questo caso la convocazione spetta ai portavoci di OSC e PA, che si avvalgono, e qui il ruolo è molto importante, del supporto tecnico della segreteria del Dipartimento della Funzione Pubblica. E niente, quindi la presentazione è conclusa, speriamo di avervi dato un'idea su come abbiamo lavorato e come diciamo abbiamo pensato al funzionamento del forum multi-stakeholder, e nel caso ci fossero domande siamo qua. Grazie mille per l'attenzione. Grazie a Federico e a Giovanni. Nell'ambito del team, come avete sentito, composto sia da amministrazioni pubbliche che da organizzazioni della società civile, abbiamo all'unisono deciso che era compito e dovere delle organizzazioni della società civile rappresentare a nome di tutto il team le decisioni assunte, che voglio ricordare non soltanto appunto hanno fatto riferimento, come ci ricordava Federico, a quelli che sono degli standard definiti a livello internazionale, voglio ricordarlo, anche recentemente aggiornati da OGP sulla base dell'esperienza, perché fra novembre e dicembre dell'anno scorso c'è stato un aggiornamento di quelle che sono le regole minime, appunto quelli che si chiamano standard per la definizione dei modi di funzionamento, di creazione di funzionamento dei forum multi-stakeholder. Ma voglio anche ricordare che ne esistono pochi di forum multi-stakeholder che corrispondono a questi requisiti, quindi stiamo andando verso una sperimentazione importante, per fare la quale abbiamo voluto avvalerci di lezioni apprese a livello nazionale, e in questo voglio ringraziare il contributo che ha dato oltre alla conferenza delle regioni, il rappresentante della conferenza delle regioni, anche le rappresentanti del Ministero per la Transizione Ecologica, l'unica amministrazione centrale che a livello nazionale vanta da un certo numero di anni la gestione, l'organizzazione e l'esercizio, l'utilizzo di un forum multi-stakeholder con caratteristiche diverse dalle nostre, ma come abbiamo avuto modo di approfondire durante le nostre riflessioni di team, siamo riusciti a ricavare dalla loro esperienza una serie di lezioni apprese che dovrebbero aiutarci a evitare problematiche che nel percorso di gestione a livello nazionale di forum multi-stakeholder comunque si presentano. Non è semplice, non basta, come dire, la motivazione, la volontà a partecipare, abbiamo parlato poco fa anche del tema della sostenibilità, però siamo tutti consapevoli che se vogliamo andare nella direzione, e ce l'ha ricordato anche la professoressa Pisano all'inizio di questo incontro, le raccomandazioni dell'OCSE che dal 2017 hanno indicato come obiettivo importante per le politiche di governo aperto la capacità di definizione di strategie nazionali, quindi superando, come dire, il tema della predisposizione e attuazione di piani nazionali, quindi andando a un approccio molto più pervasivo. Questo è lo strumento del forum multi-stakeholder, la governance della community è un elemento essenziale, perché non possiamo procedere a definire molte strade, molte priorità senza avere la capacità anche di una sede, come dire, sostenibile del confronto, realmente sostenibile e che renda efficace ed effettivo il confronto fra le due parti, quindi fra la società civile
e le amministrazioni impegnate nell'attuazione delle loro politiche che istituzionalmente competono loro. Quindi quello che volevo aggiungere è semplicemente un elemento informativo legato al fatto che, lo ripetiamo, questa consultazione è una degli standard, diciamo, che in applicazione delle logiche di OGP, quindi questo regolamento diventerà tale soltanto una volta passato il vaglio della community complessiva. Questo era scritto già nel NAP. Tutti voi sapete che, diciamo, era volontaria la possibilità di partecipare a scrivere queste regole, utilizzando gli standard e utilizzando gli input che erano già arrivati nel nostro percorso di co-creazione del piano, nell'ambito del quale avevamo deciso di muoverci in questa direzione e avevamo già cominciato a ragionare sulle caratteristiche di questo forum. Quindi la consultazione avrà luogo per tutto il mese prossimo, da oggi pomeriggio, attraverso una comunicazione che arriverà a tutti i partecipanti alla community. Vi verrà consegnato il link che vi consentirà, all'interno della piattaforma Partecipa, di consultare tutto il regolamento, quindi il dettaglio degli elementi che Giovanni e Federico vi hanno sinteticamente presentato. E vi invitiamo tutti a partecipare, a commentare, a dare un contributo. Alla fine di questo intervento di consultazione, che si concluderà il 15 giugno prossimo, il team si rimetterà al lavoro cercando di integrare nella proposta di regolamento eventuali, diciamo, elementi importanti che siano emersi dalla consultazione. E a quel punto, sempre seguendo la programmazione prevista nel nostro NAP, all'inizio di luglio, sarà il momento celebrativo, in cui, diciamo, una volta, accolte le candidature e verificate un'eventuale, selezione, se necessaria, rispetto ai posti disponibili nel forum, saremo in grado di, come dire, di dare avvio a questa nuova esperienza, che non è qualcosa che separa, e, diciamo, isola la community rispetto alla possibilità di decidere, ma è in realtà soltanto, appunto, una funzione di governance importante che vedrà questi due attori, la community da una parte e il forum dall'altra, interagire in maniera continua per arrivare a definire queste proposte che andremo a mettere alla fine, anzi all'inizio dell'anno prossimo, secondo il nostro piano, sul tavolo dei nostri interlocutori politici, quindi le proposte per le priorità da inserire e le attività da immaginare all'interno di una strategia nazionale per il governo aperto. Se non ci sono domande, mi Sabina, rivolgo avete una domanda molto sensata di Leonardo Ferrante a te. Perfetto, per eccola, non voi. l'avevo letta. Chiedo se potrebbe essere utile che sia il forum potesse dare attenzione anche al tema della gestione. Beh, Federico, vai, rispondete direttamente. Ma io direi, allora, noi abbiamo sollevato nel corso della discussione il tema dei conflitti di interessi e prima di tutto, rispondo Leo a te, prima di tutto i conflitti di interessi dei membri del forum stesso, diciamo, o dei candidati alla partecipazione al forum stesso. Questo perché parallelamente io non l'ho seguita come azione, ma mi arrivava da te e anche dal mio collega Fabio Rotondo, indicazioni che si stava proprio lavorando sul tema dei conflitti di interessi in altri tavoli di lavoro. E quindi magari forse ha senso che anche tu accenni brevemente. Io direi che possa avere molto senso che sia il forum a maggior ragione proprio per questa sua caratteristica, no? Di essere rappresentato tanto dalle due componenti in maniera paritetica che abbia questo ruolo. Però, visto che le modifiche non le faremo noi, ma le potrete fare voi nelle prossime settimane attraverso la consultazione, suggerisco a te che sia poi tu a fare questa proposta di emendamento. Sì, ottimo, può essere anche l'occasione la consultazione. E ci troviamo in una strano, cioè, come dire, ci troviamo in un momento in cui non abbiamo l'unico attore realmente decisionale è ancora la community. E abbiamo iscritto nel regolamento, forse questo è un passaggio che sarebbe importante ricordare, che il regolamento stesso sarà oggetto, soprattutto nella prima fase di operatività del forum, di proposte che derivino dal forum multi-stakeholder alla community di modifica del regolamento stesso, quindi anche rispetto alle regole per garantire la trasparenza, come vedrete nel regolamento, noi abbiamo inserito dei requisiti,
importanti che devono essere, come dire, a tutelare dal conflitto di interesse chi siederà all'interno del forum. Ci sono dei passaggi per cui le candidature devono avvenire dalle organizzazioni e non sono delle candidature volontarie, e ci sono degli elementi che abbiamo già derivato dal lavoro che sta facendo il team sulla integrity anticorruzione, come dicevo prima, no? Ci sono delle ricadute, ma stiamo producendo degli strumenti più evoluti, e quindi sarà sicuramente il forum, una volta come dire, insediato, sempre in dialogo con la community, a stabilire se vogliamo dotarci di strumenti ancora più pervasivi di quelli che troverete indicati già all'interno del regolamento. Sì, Sabina, mi permetto di aggiungere una cosa, forse proprio quello che ci siamo detti, anche non abbiamo sottolineato nella presentazione, è che vogliamo che questo forum, proprio per evitare già incasellare tutto, che sia comunque un forum sperimentale in qualche modo, che abbia poi le caratteristiche di potersi anche migliorare e cambiare dopo una sperimentazione di questo primo biennio, che poi sarà fondamentalmente un anno e mezzo. Ecco, lo sottolineo perché non abbiamo detto Giovanni e Dio nella presentazione, ma è un elemento appunto che penso sia importante, un dettaglio che credo che sia rilevante per tutti, per tutta la community qui presente. Esatto, sempre tenendo presente che noi su questo tipo, diciamo, di principi siamo completamente aperti, e quindi la nostra community di riferimento, qualsiasi sia, come dire, il potere che avrà il forum anche di decidere una serie di cose, però le regole saranno sempre regole, come dire, approvate dalla community nella sua complessità. E questo tema della trasparenza deve attraversare tutta la community e tutto il forum. Abbiamo già ideato, anche insieme con Yolanda Romano, con Massimo Di Rienzo, quindi all'interno della Task Force OG, una serie di strumenti di trasparenza che stiamo per varare. Abbiamo avuto un ulteriore passaggio contemporaneamente, forse qualcuno di voi l'avrà notato, abbiamo anche varato una nuova versione del nostro sito internet. Questo, unito alla tematica del GDPR, di tutto il tema della raccolta delle informazioni e del trattamento dei dati rilevanti ai fini della privacy, diciamo, ha messo in moto un meccanismo per il quale ancora non abbiamo introdotto, ma lo faremo molto a breve, un form da compilare da parte di ciascuna organizzazione, sia pubblica che privata, che partecipa alla community, per iniziare a mettere un pochino di ordine rispetto a un tema che era stato sollevato non a caso in uno dei team della partecipazione, il team che si occupa del lab della partecipazione, da alcune organizzazioni della società civile che facevano presente il tema della presenza di, insomma, di partecipazioni, di organizzazioni ombrello, insomma, di livelli diversi. Quello che noi vogliamo è raggiungere una chiara, trasparente, come dire, dichiarazione di interesse, dichiarazione di contribuzione da parte di ognuna delle organizzazioni che partecipa alla community e che può ambire a sua volta a partecipare, sia pure temporaneamente, perché la questione sarà dinamica, al forum multi-stakeholder. Ecco, questo è un po' il meccanismo che noi abbiamo in mente. Quindi mi fa piacere anticiparvi appunto che a breve ci saranno delle novità anche da questo punto di vista, e sottolineo fortemente quello che ha detto poco fa Federico. Questa proposta di regolamento non ha assolutamente l'ambizione di aver centrato tutti gli elementi organizzativi possibili. Non ci sono esperienze di questo tipo a livello internazionale all'interno della partnership che ci possano guidare, anche ammesso che poi i contesti culturali, di cultura amministrativa, di società civile, possano essere identici. Già affrontiamo delle diversità, ma poi non ci sono proprio esperienze di forum multi-stakeholder che abbiano finora definito mai delle strategie nazionali per il governo aperto. Le uniche esperienze che conosciamo hanno visto alcuni paesi cimentarsi lato PA alla definizione di una strategia, quindi con un percorso diverso da quello che noi, che siamo un po' caparbi, vogliamo percorrere. Quindi, se non ci sono altre considerazioni, io ringrazio Federico Anghelè e Giovanni Carletti del loro contributo, oltre anche agli altri rappresentanti del team per il lavoro svolto, e davvero chiedo a tutti come dire, di aiutarci prendendo visione in maniera analitica delle regole che sono state messe, diciamo, come proposta, e a dare un contributo, e ci rivedremo su questo punto fra un mese e sicuramente a luglio, all'inizio di luglio, con l'avvio del nostro primo forum multi-stakeholder.
Leggo il messaggio da parte della professoressa Pisano che ci fa i complimenti per la grinta e la passione. Ecco, Ci direttamente sono Paola, ancora, stavo direttamente dal abbandonando, vivo. scusate, volevo solo salutarvi, davvero complimenti, mi ha fatto piacere passare quest'ora e mezza con voi, state facendo tante cose importanti per il nostro paese, per il nostro governo, per la democrazia, io credo molto nel rapporto tra governo e cittadino, sia da cittadina e sia quando ho vissuto il governo come parte, diciamo, inclusa nei vari meccanismi della pubblica amministrazione. Vi auguro davvero una settimana ricca di impegni e di soddisfazione e sono a vostra disposizione come link tra il livello politico e la parte più tecnica. Arrivederci e grazie. Complimenti Sabina, complimenti Sauro per tutto quello che state facendo. Non ti sento. Grazie a lei, non mancheremo di venirla a cercare spesso. Abbiamo bisogno di una collaborazione attiva non solo fra PA e OSCA, ma soprattutto anche con i decisori politici. Quindi è Io ci molto sono. importante la sua disponibilità. Grazie. Grazie, arrivederci, buona giornata a Grazie tutti, molte di grazie. nuovo e procediamo con i nostri lavori perché c'è un altro tema importante che è stato annunciato dal direttore generale Angeletti e per il quale io do la parola in questo momento e chiamo, diciamo, in presenza Massimo Di Rienzo che ha collaborato, lo voglio ricordare, anche con altri all'interno della Task Force per darci una prima, come dire, visione di quello che può essere un impegno di questa community e poi anche del forum sul versante delle politiche di semplificazione che sappiamo essere importante e centrale nell'agenda del ministro Brunetta, quindi nell'agenda del Dipartimento della Funzione Pubblica, con ricadute su tutto il settore pubblico, ovviamente. Prego, Massimo. Sabina, grazie. Intanto se mi sentite datemi un feedback. Sì, ti Perfetto. sentiamo, Allora, ottimo. intanto insomma, vorrei intanto condividere le slide, ecco qui. Ma io non vi ruberò moltissimo tempo, però volevo parlarvi di un'occasione, in realtà, un'occasione che riguarda un tema trasversale come la semplificazione, no? La semplificazione. Il governo aperto e semplificazione non sono degli ossimori, anzi sono dei concetti che vanno assolutamente di mano nella mano, diciamo, no? La mia piccola breve presentazione, fatta appunto insieme all'aiuto degli altri della Task Force, che ringrazio, all'obiettivo insomma di mettere insieme alcune idee su come utilizzare le nostre expertise per generare una processo di semplificazione sui temi che ci riguardano, cioè sui temi del governo aperto e in realtà sulle azioni di policy che stiamo mettendo in campo con il quinto NAP. Però, insomma, per chi non lo sapesse, insomma, i pochissimi che non lo sanno, è lo stesso PNRR che pone, diciamo, in capo al governo obiettivi molto ambiziosi e importanti di semplificazione, quasi che la semplificazione fosse una specie di precondizione, o come usano dire quelli bravi, un vero e proprio fattore abilitante, no? Per la riuscita dell'attuazione del PNRR. E dal punto di vista poi concettuale, allora la semplificazione da sempre, perché non è questa la prima azione di semplificazione che si fa, diciamo quasi tutti i governi attuano processi di semplificazione, però in questo caso la semplificazione legata all'attuazione del PNRR acquisisce ovviamente un significato molto, molto, molto diverso, no? E soprattutto vede, diciamo, i destinatari di questa semplificazione negli operatori economici, nei cittadini. E soprattutto quelli che alla fine, insomma, avranno, come dice, il beneficio dell'attuazione del PNRR. E quali sono le linee guida? Beh, eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione delle amministrazioni pubbliche con l'effetto di ridurre tempi e costi per imprese e cittadini. Vedete come anche in questi obiettivi della semplificazione che va in scena col PNRR, il destinatario è comunque riferito agli operatori economici, quindi le imprese e i cittadini.
per la semplificazione del PNRR si è messa in campo l'agenda per la semplificazione 2020-2023, che è un po' progetto esecutivo, diciamo, di questa ambiziosa riforma. Sono state individuate una serie di interventi prioritari, sono stati condivisi tra governo, regioni e enti locali, sono stati poi definiti degli obiettivi, dei risultati attesi, e la cosa per noi più interessante è che si è voluto coinvolgere i cittadini e le imprese proprio nel processo di semplificazione. Lo riprendiamo dopo questo concetto, ma è un concetto da governo aperto, no? Il concetto di la semplificazione partecipata è proprio un concetto di governo aperto. Quello che vorrei insieme a voi fare è questo passaggio un pochino azzardato, ma secondo noi molto, che ha un suo perché, passare dalla semplificazione come destinatari, le imprese, i cittadini, e invece vedere la semplificazione come presidio per la democrazia. Cioè, questo è un pochino il passaggio che mi piacerebbe fare insieme a voi, velocemente. Se i beneficiari appunto sono i cittadini e le imprese, perché noi non invece la semplificazione possa essere fatta a beneficio della democrazia? Questo è un periodo storico molto controverso in cui i presidi democratici piano piano si stanno erodendo. Quindi un grosso sforzo che noi dobbiamo fare come community, ma più che altro anche come operatori in senso lato, è di rafforzare i presidi democratici, no? E in tutte le aree che noi abbiamo all'interno del Quinto NAP, questo discorso dei presidi democratici è molto molto importante. Quindi se immaginiamo che la semplificazione ha come obiettivo non solo rendere la vita facile ai cittadini e alle imprese, ma rendere la vita facile anche alle democrazie, no? E beh, allora si può costruire insieme un'iniziativa importante come community OGP per proporre al governo, al di là della fase di consultazione che si sta chiudendo in questi giorni, di rilanciare proprio su questo slogan, cioè rendere la vita facile alla democrazia. Se questo è un po' il concetto, andiamo a vedere dove possiamo localizzarlo all'interno dei nostri piani, delle nostre azioni. La semplificazione è una cartina tornasole dei principi e dei valori di un governo. Le democrazie più evolute sono anche le democrazie più semplici da utilizzare, da un certo punto di vista, perché sono i processi amministrativi sono più digitalizzati, ad esempio, perché magari c'è meno ridondanza di norme, le norme sono scritte meglio, e quindi con le norme scritte meglio c'è meno possibilità, per esempio, che si creino dei meccanismi di intermediazione così pericolosi per il rischio di corruzione. Quindi gli assi sono questi che abbiamo semplificato qui. In realtà abbiamo tre assi più un altro asso, la semplificazione per lo spazio civico, che un pochino rilacchiude tutti. E intanto la semplificazione normativa, cioè regole chiare, univoche e comprensibili. Noi abbiamo un grosso problema in questo paese di regolamentazione, di chiarezza e comprensibilità della regolamentazione, perché qui, come dicevo prima, si innescano anche dei fattori abilitanti del rischio di intermediazioni corruttive. Poi la semplificazione amministrativa intesa anche e soprattutto nel senso del governo aperto come digitalizzazione dei procedimenti, anche dei processi decisionali. E poi, diciamo, il tema che io conosco meglio, diciamo, la semplificazione per rafforzare l'integrità, no? A proposito di questo terzo tema, poi vi farò degli esempi abbastanza concreti. Tutti questi tre temi, diciamo, vengono poi riassunti nel tema più importante di tutti, cioè la semplificazione per lo spazio civico, perché la semplificazione in qualche maniera protegge, presidia, diciamo, le democrazie, le rende migliori, le rende qualitativamente migliori, le rende più rappresentative. Però attenzione, in tutti questi processi di semplificazione, anche negli anni scorsi, non è mai venuto a meno l'elemento della partecipazione. Ed ecco perché semplificazione e governo aperto sono due temi che vanno un po' a braccetto, perché la semplificazione partecipata è diventata un vero e proprio metodo di lavoro. Proprio in questi giorni si conclude la consultazione su partecipa proprio di un pezzo dell'agenda per la semplificazione. Questo è importante, insomma, perché c'è già una cultura della partecipazione, quindi una cultura del governo aperto
all'interno dei processi di semplificazione che va rafforzata e va comunque implementata. Vi faccio per ultimo, senza prendere troppo tempo, un esempio che conosco meglio, insomma, no? Perché esempi di semplificazione per la promozione dell'integrità sono previsti, ad esempio, direttamente dal PNRR, nella famosa pagina 73. Il governo è chiamato a presentare proposte di semplificazione su alcuni temi rilevantissimi per la prevenzione della corruzione. Parliamo del decreto legislativo 39/2013 sull'inconferibilità e l'incompatibilità e poi soprattutto semplificare gli obblighi di pubblicazione, semplificare anche i meccanismi di accesso, perché come me si occupa di queste tematiche, avere tre diversi diritti di accesso, meccanismi di accesso, in realtà ce ne sono anche di più di tre, è sicuramente una complicazione sia per le pubbliche amministrazioni che poi si trovano a dover rispondere a questi accessi e a volte non sanno come fare, e sia per le organizzazioni della società civile, i giornalisti, gli stessi cittadini che poi non sanno quale meccanismo di accesso utilizzare. Ecco che in una situazione come questa le organizzazioni della società civile insieme alle istituzioni come le pubbliche amministrazioni che lavorano dentro la comunità OGP possono svolgere un ruolo fondamentale nel proporre dei meccanismi di accesso unici, diciamo un meccanismo di accesso unico che da una parte semplifica la vita sicuramente alle amministrazioni, ma dall'altra non faccia venir meno tutti i presidi di trasparenza, integrità, che spesso invece le semplificazioni fatte un pochino in maniera un po' superficiale, poi fanno venir meno. Ecco, questo è un esempio classico. La comunità OGP potrebbe dare un contributo fondamentale per proporre quali meccanismi di accesso potrebbero essere utilizzati in chiave semplificazione, ma anche in chiave di presidio e rafforzamento della trasparenza all'interno di una democrazia. Ok? Quindi il ruolo della comunità di OGP Italia è fondamentale. Quindi quello che noi vogliamo fare insieme a voi è rilanciare su questa tematica. Cioè cerchiamo di trovare all'interno dei nostri tavoli un momento, uno spazio proprio per provare a promuovere meccanismi di semplificazione che però facciano diventare l'Italia o il governo italiano più aperto, insomma. Ecco, chiudo con questa battuta finale. Cioè, assumersi l'impegno di dimostrare che è possibile semplificare senza far venir meno i presidi di trasparenza, integrità, partecipazione e accountability. Questa è la sfida che noi vi lanciamo. È possibile? Lo chiedo a te, Sabina, che ti vedo che sei apparsa e quindi sicuramente io è possibile fare questo. Personalmente io ci credo, soprattutto con il contributo di persone esperte come te, che hanno molto chiaro quali sono i confini fra la trasparenza, l'integrità, la prevenzione dei conflitti di interesse, perché sappiamo benissimo che togliere trasparenza in sé per sé non è percepito da nessuno come un bene, immagino, il lungo percorso che è stato fatto dal settore pubblico a livello mondiale da questo punto di vista, con normative come il FOIA, con tutto quello che è stato messo in campo, è la dimostrazione del fatto che non si torna indietro rispetto a questo tipo di principi. Il problema è riuscire a trovare, come dicevi tu, un bilanciamento, e deve essere un bilanciamento sorretto da valori e da principi come quelli del governo aperto, quindi da valori, da principi e da expertise, cioè da gente, da persone, da organizzazioni che sia capace di trovare soluzioni. Esatto. È chiaro, perché questo l'abbiamo visto più volte anche con Yolanda sul terreno del dibattito pubblico, cioè esiste un trade-off fra la necessità di raggiungere certi risultati che sono importanti per la collettività e i cittadini, ma a rischio di rinunciare a dei valori e dei principi che sono il fondamento delle nostre democrazie, e che quindi erodere un terreno che si è pian piano storicamente conquistato non è interesse di nessuno, non c'è nessun politico che diciamo agirà in quella direzione in maniera forzata, però non possiamo neanche, come dire, soffocare o far soffocare le amministrazioni pubbliche di adempimenti legati a una trasparenza fine a se stessa. È importante che ogni azione di policy abbia una finalità
e che produce degli impatti positivi per la collettività. Quindi su questo ci dobbiamo interrogare. Io personalmente ho ritenuto e ho invitato gli esperti della task force a riflettere su questo terreno, abbiamo invitato insieme con il dottor Angeletti, perché riteniamo che questa leva, che è nella, come dire, nella competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi di casa nostra, e non a caso il Ministro per la Pubblica Amministrazione, che ha lanciato questa ennesima consultazione sui procedimenti da semplificare, perché questa non è una politica sicuramente nuova. Quello che si vuole oggi forse raggiungere è accelerare sul versante di questa politica. E proprio lega col PNRR, questa è proprio in questa accelerazione possiamo inserirci anche noi con uno sguardo anche nuovo, come ha sottolineato Massimo, anche diverso rispetto a che cosa significa per il governo aperto utilizzare anche la leva della semplificazione. E questo vale non soltanto appunto sul tema della cultura dell'integrità, ma anche sul tema della protezione dei diritti quelli che si chiamano spazio civico, la promozione dello spazio civico. Quindi ci sono una serie di ricadute importanti sulle politiche di governo aperto. Per questo abbiamo ritenuto proporvi in questo momento, voi avete ricevuto tutti quanti una comunicazione a firma del direttore generale che vi invitava innanzitutto a partecipare alla consultazione sulla piattaforma Partecipa. Abbiamo visto che c'è una partecipazione molto ampia, ma quello che stiamo proponendo e che abbiamo portato all'attenzione del nostro vertice è che vogliamo dare un contributo alla lettura delle richieste di semplificazione che sono arrivate attraverso e che arriveranno attraverso questa consultazione, che come sapete si sta per chiudere, fra due giorni si chiuderà. Dunque passiamo, se non ci sono osservazioni o domande anche su questo vi terremo informati rispetto a una possibile agenda della community, quindi di qua, quando e come riprenderemo questo argomento, ma fin d'ora, come ha detto Massimo, vi invitiamo a segnalare voi possibili contributi in questa direzione, azioni che possono nascere anche all'interno delle attuali azioni del piano o comunque avendo in mente la nostra futura strategia per il governo nazionale per il governo aperto. Quindi uno dei vettori su cui possiamo lavorare insieme è anche questo della semplificazione, a fianco a quello della partecipazione, a fianco a quello della digitalizzazione trasformativa. Quindi abbiamo diversi ambiti su cui possiamo lavorare in maniera sinergica. Se non ci sono altre richieste o domande su questo versante, passerei all'ultimo argomento e non mi dite che non volete parlare di premi, perché sono preparata, come dire, ad accogliere le considerazioni sarcastiche di qualcuno che anche in passato, l'anno scorso, ha detto: ma perché perdiamo tempo a parlare di premi? Allora, parlare di premi è importante perché non ci dobbiamo mai dimenticare. Ha chiesto la parola la Nicola Ragno. Allora, prima di parlare di premi, diamo la parola a Nicola Ragno. Prego. Veloci però, perché siamo sulla chiusura. Nicola Ragno, di più democrazia, non ti vediamo, non ti sentiamo. Ce la fai? Non riesce a parlare, Nicola, mi dispiace. Volevi aggiungere qualche considerazione tua sul tema della trasparenza? Non funziona il microfono. Se vuoi scrivere quello che vuoi dire a tutti quanti, mi dispiace, ma non abbiamo soluzione dal punto di vista tecnico in questo momento. E allora direi, scusandomi con Nicola, passiamo all'argomento conclusivo, che è quello appunto della visibilità e riconoscimento. Allora, per una lunga esperienza del Dipartimento della Funzione Pubblica, applicata essenzialmente sul terreno delle pubbliche amministrazioni, sappiamo che è molto importante ricordarsi che dietro alle azioni delle organizzazioni ci sono anche le persone, e che le persone, come tutti gli esseri umani, sia che lavorino nel privato, sia che lavorino nel pubblico, hanno bisogno anche, come dire, di vedere riconosciuti i propri sforzi, soprattutto sul terreno dell'innovazione e del cambiamento. Questo è il motivo per cui Funzione Pubblica, fin dagli anni 80, fino agli anni 80, insomma, abbiamo sempre organizzato degli eventi premiali che dessero riconoscimento, che consentissero alla Funzione Pubblica
conoscere pratiche avanzate da promuovere anche nella logica di una diffusione di una cultura del cambiamento e dell'innovazione. E questo vale anche sul terreno della società civile impegnata nei percorsi di apertura e di attuazione dei principi del governo aperto. Per questo sono state proprio le OSC nel 2000, anni fa, nel 2018, la prima edizione del premio OG Champion, che è nato come idea di dare un riconoscimento a coloro che si stavano investendo in questa direzione. Sapete che all'inizio avevamo deciso di fare ad anni alterni un'edizione dedicata alle PA e un'edizione dedicata alle organizzazioni della società civile. E Nicola sta scrivendo, però io mi scuso, non posso in questo momento trattare due argomenti contemporaneamente. Dicevo, dal 2017 abbiamo iniziato con un'edizione dedicata all'organizzazione della società civile e alternato con l'edizione dedicata alla PA. Abbiamo dovuto temporaneamente interrompere a causa della pandemia, e questo è il motivo per cui nel 2021, ancora in una fase di difficoltà di azione sia da parte delle OSC che dalla parte delle PA, abbiamo reintrodotto il premio. Difficoltà d'azione che si è tradotta in una notevole diminuzione delle candidature rispetto alle edizioni precedenti. E siamo pronti noi a considerare il terreno pronto per una nuova sollecitazione alle candidature, però su questo vorrei anche un riscontro. Noi abbiamo dei numeri abbastanza significativi all'interno della community. In questo momento sappiamo che ben 33 organizzazioni della società civile, a valle del percorso di co-creazione, si sono volute impegnare a collaborare alla realizzazione del NAP. Quindi è un numero significativo che supera addirittura il numero delle amministrazioni pubbliche parallelamente impegnate, ne abbiamo 22. Quindi una sorta, come dire, di universo all'interno del quale andare a verificare se sono state fatte delle azioni nel corso dell'ultimo anno e mezzo, o se sono state avviate di recente delle azioni significative, può essere utile, come dire, dare visibilità e dare riconoscimento. L'obiettivo del premio, lo conoscete tutti, era proprio quello, appunto, di riconoscere l'adozione di iniziative ispirate ai principi fondanti del governo aperto, e non li ripeto perché sono noti a tutti quanti. E il premio ha questa connotazione di una iniziativa in comune, una volta in passato in collaborazione col Forum OG, oggi fra il Dipartimento della Pubblica Amministrazione, della Funzione Pubblica, scusate, e la community di OGP Italia. Si basa su una logica, prego di andare avanti con le slide, di riconoscimento, appunto, come dicevo, per valorizzare l'impegno assicurato con le iniziative di promuovere l'open government, e poi per poter ricevere anche un riconoscimento pubblico che si possa avere una ricaduta nella possibilità di diffondere successivamente queste iniziative, quindi non soltanto al momento della celebrazione. E come è possibile partecipare? Bisogna tener conto di quelli che sono i criteri di valutazione. I criteri di valutazione sono legati ai principi fondamentali di base del governo aperto, quindi il coinvolgimento di cittadini e imprese, le modalità di coinvolgimento, l'intensità di questo coinvolgimento nelle fasi dell'iniziativa, che tipo di contributo dà questa iniziativa anche dal punto di vista ideativo, di originalità, al modo di diffondere i valori del governo aperto, un modo che possa presentare delle caratteristiche di trasferibilità non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Non ci dimentichiamo che noi siamo dentro una partnership mondiale. Abi, ti posso chiedere di farmi un caffè? Scusate l'interferenza di qualcuno che desidera un caffè. E l'ultimo elemento è quello dei risultati raggiunti. Ovviamente la logica del premio, sia per quanto riguarda le amministrazioni che per quanto riguarda le OSC, desidera premiare non le intenzioni ma i risultati. Quindi è chiaro che ci deve essere il raggiungimento almeno parziale di una serie di risultati se l'iniziativa è ancora in corso d'opera. Abbiamo cercato, come dire, di riequilibrare gli elementi, soprattutto nell'edizione rivolta alle OSC, per consentire all'organizzazione della società civile di misurarsi con questa iniziativa. Quindi abbiamo snellito la domanda di candidatura, la possibilità di partecipazione è aperta anche a iniziative che non sono del tutto concluse, quindi con la possibilità di dimostrare una serie di primi risultati attesi. Prego la prossima slide. Le fasi di selezione, qui c'è la tempistica. Non stiamo parlando di domani, ma stiamo parlando del 20 maggio. Dal 20 maggio sarà possibile, attraverso il sito
di OGP Italia o attraverso la piattaforma Partecipa compilare online il form di candidatura. Ci sarà una tempistica fino a oltre la metà di giugno, dopodiché pubblicheremo le candidature e entro la fine di giugno sarà possibile, se è necessario, effettuare una selezione delle finaliste e poi in una data che comunicheremo, probabilmente coincidente anche con la plenaria di luglio, col momento di celebrazione della prima istituzione del forum multi-stakeholder, avremo la selezione delle premiate. Abbiamo visto l'anno scorso che è stato utilizzato insieme anche alla presenza di Aidan e Iacuzze un meccanismo di voto che coinvolge tutta la community. Probabilmente sarà questo quindi la modalità attraverso la quale verranno individuate le organizzazioni della società civile vincitrici. Tutte le informazioni le troverete a breve sul sito. Abbiamo voluto anticiparvi oggi queste informazioni perché è tradizione che il premio Oggi Cembio venga lanciato in occasione della Global Week, della nostra vecchia settimana dell'amministrazione aperta, e quindi questa è una prima informativa per voi a livello generale sul premio. Io vedo una mano alzata di Nicola Ragno, non so se questo significa, si riferisce ancora al precedente intervento, quindi al precedente argomento, lo chiedo perché non lo so. Sul vostro sito non trovo le modalità di iscrizione neppure i nomi del management. A che cosa si riferisce? Al premio? Difficile interloquire con Nicola che non ha la possibilità di parlare. Le informazioni sul premio saranno a breve messe a disposizione attraverso il sito e attraverso la piattaforma. Non in questi giorni, perché in questi giorni stiamo lanciando la consultazione sul regolamento. Il premio, la possibilità di candidarsi, partirà dal 20 di maggio. Se c'è la possibilità per qualcuno di intervenire, volevamo negli ultimi minuti verificare, soprattutto dal lato dell'organizzazione della società civile, come dire, la fattibilità di questa edizione del premio, perché abbiamo visto nel corso del 2021 che è stato molto difficile per le organizzazioni, anche in ragione dell'evento pandemico, diciamo, portare a candidarsi, candidare delle iniziative, non c'era stato il modo, il tempo di organizzare attività che avessero già delle ricadute. Immaginiamo noi oggi che la tempistica intercorsa e l'impegno che vediamo e l'attivismo che vediamo nelle organizzazioni che partecipano alla community sono per noi un indicatore, un segnale di vitalità e di importanza, soprattutto in un momento storico come questo, in cui oltre agli esiti della pandemia stiamo anche fronteggiando cose così gravi e importanti come la presenza di una guerra nel territorio geografico europeo. E quindi vorrei sapere se c'è qualcuno che ha riguardo qualche considerazione da fare. Questo è il momento. È il momento per dire no, è meglio rimandare, no, forse è meglio farlo nella seconda parte dell'anno, no, forse ecco, sentire e avere da voi anche un pochino al polso della situazione rispetto all'opportunità di lanciare ora questa nuova edizione del premio. Non vedo, diciamo. Ora c'è il microfono. Nicola l'ho promosso più volte a membro, dovrebbe poter attivare il microfono. Nicola vuole intervenire? Vedo una lunga sequenza di. Posso? Ah, prego. Lei vuole intervenire sul Salve. premio o vuole intervenire sul tema della Sul trasparenza che premio viene purtroppo non posso dire niente, vedremo se partecipare perché è la prima volta. fatta? Quindi grazie di questa opportunità. Per la trasparenza ho scritto, credo che sia non da considerare come una cosa che debba essere, come ho detto lei prima, soltanto utile su certe funzionalità, su certe solo se tornano, c'è un ritorno da parte economico, ma è come dire la democrazia perché esiste. La democrazia ha un costo e la trasparenza ha un costo, ma è a beneficio di tutti i cittadini sapere come vengono spesi quei soldi. Quindi non si può pensare che la trasparenza debba avere il fine di avere un costo limitato. La trasparenza, costi quel che costa, deve esserci, perché altrimenti non si sa come il comune, l'ente, gestisce quei soldi ed è una cosa che non va bene, secondo noi. Poi mi dica lei, perché No, mi sembra che la noi sua invece sono pensato considerazione così. sia,
sia assolutamente in linea con quanto ricordava Massimo Di Rienzo, quindi l'importanza di individuare uno spazio per le semplificazioni che siano, come dire, uno spazio positivo, ecco, non una penalizzazione rispetto ai valori e ai principi del governo aperto e della trasparenza in primis. Quindi questo è sicuramente uno dei valori che condividiamo, siamo qui perché condividiamo questo valore. Quindi la proposta a voi è quella, in questa nuova fase di co-creazione di priorità, di obiettivi e di attività da realizzare insieme, dobbiamo insieme trovare soluzioni alle tematiche di una semplificazione. Le faccio notare solo una cosa: non ci sono, tra virgolette, punizioni, o non chiamiamole punizioni, non ci sono regole che obbligano i comuni e le PA o gli enti a fare la trasparenza. Sembra quasi che sia una cosa che si riesce a farla, la fai, ma non c'è un termine che dice: se non l'hai fatta, che succede? Non c'è questa cosa. Un minimo ci dovrebbe essere per fare sì che non ci sia la voglia o la possibilità di sbagliare, ecco, in tal senso. Un minimo di obbligo da parte del comune, e non soltanto scritto su un documento che può essere eluso, diciamo così, dovrebbe essere fatto da parte del legislatore, altrimenti succede come adesso, che io ho trovato diversi comuni che sul loro sito di trasparenza non hanno niente, perché non si sa come spendono i soldi. Abbiamo fatto delle analisi come associazione, e molti comuni, anche il mio, non è completamente trasparente, non si sa dove vanno finiti tutti i soldi. No, per esempio, un esempio, molti usano un avvocato che non è dell'avvocatura di Stato, e questo è sbagliato, da quello che io ho capito. Certo, è chiaro, è chiaro. Massimo, che sicuramente ne sa molto più di me, può reagire a questa prima informazione. È chiaro che ce l'hai il microfono? La regola, no, le regole ci sono anche abbastanza, è un po' di tempo che ce l'abbiamo, abbiamo il decreto 33, abbiamo l'accesso civico. Se qualche amministrazione non è conforme, diciamo, a questa, si può segnalare ad ANAC, si può avviare un'attività di cioè attraverso l'accesso civico semplice, per esempio, si può anche chiedere perché non avete... Glielo dico perché una persona che ha fatto questa cosa, l'ha segnalato a Trento, adesso deve pagare in tribunale le spese dell'avvocatura, sono 3.480 euro. Capisce che un cittadino non deve andare in tribunale per queste cose, ma ci dovrebbe essere un obbligo da parte dell'ente di trasparenza. Quando te lo faccio notare, non mi devi portare in causa. No, assolutamente. Questa è una delle cose che a noi piacerebbe molto, tra virgolette, semplificare. Cioè, è chiaro che bisognerebbe trovare dei meccanismi che non portino il cittadino ad andare ad azionare il tribunale amministrativo regionale, perché è chiaro, e questa è una delle cose proprio che noi vi chiediamo insieme a noi di costruire delle procedure molto più semplici. Cioè, la revisione del mancato accesso deve essere fatta a un livello molto più basso, insomma. Ma questo va detto, va dichiarato, va espresso, altrimenti ci becchiamo, come dice, cioè ci tolgono anche gli accessi, insomma. Questa è la semplificazione, quella che non... Io ve l'ho detto, adesso vedo se riesco entro il 18 a mandarvi la mail anche su questo punto, con l'aiuto della persona che deve pagare questa sentenza avversa, e mi farò avere magari la documentazione tramite la mail delle associazioni. Volevo solo segnalare questo, quindi la semplificazione... Grazie, dottor Ragno. Io direi che quello che emerge chiaramente, ci ricorda in chat anche Ugo Bonelli, il fatto che ci sono dei problemi legati a norme che non prevedono sanzioni per la mancata applicazione. Quindi diciamo che quello che noi dobbiamo avere ben chiaro è che il tema della trasparenza non va visto o dalla parte dei cittadini o dalla parte delle PA. Quello che stiamo dicendo è che per avere lo sguardo del governo aperto noi lo dobbiamo guardare a 360 gradi, quindi capendo che nessuna delle due parti deve essere compromessa nella possibilità di raggiungere il massimo beneficio possibile per la collettività. Questo è il punto, e quindi bisogna lavorarci, perché questo non è semplice. Significa intervenire nella complessità che collega le norme al funzionamento delle PA, alla fruizione dei cittadini dei servizi, cioè, quindi è un sistema complesso che dobbiamo
trovare il modo di semplificare per renderlo, diciamo, democratico, chiamiamolo così. Cioè, partiamo dal presupposto che la democrazia è un equilibrio a cui tendere e dobbiamo, trovare il modo di rendere le politiche pubbliche sempre più tendenti alla logica democratica, sempre più ispirate dai principi del governo aperto, possiamo concludere. Allora, siamo arrivati a conclusione del nostro tempo. Vi voglio ricordare una nuova modalità. Di solito voi trovate alla fine delle nostre riunioni sulla chat un link per la Customer Satisfaction. Abbiamo deciso, di innovare questo approccio, quindi riceverete invece il link attraverso una mail. L'apertura, la possibilità di compilazione del questionario rimarrà aperta da oggi pomeriggio fino a domani pomeriggio per almeno 24 ore e veramente chiediamo a tutti, di contribuire anche sotto questo profilo. Per noi è molto importante capire come, che cosa e quali aspetti possiamo migliorare. Grazie, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie ai relatori. Chiamo Sauro Angeletti se è ancora disponibile a dare anche lui un ultimo saluto. Veramente teniamo molto alla vostra partecipazione alla consultazione sul regolamento per il forum multi-stakeholder e a continuare in tutti i team che sono al lavoro, per coloro che sono coinvolti, lato PA e lato OSCO, un nuovo ringraziamento e l'invito a proseguire con il medesimo impegno, con medesima motivazione, perché stiamo dimostrando, diciamo, ai nostri stakeholder esterni alla community che co-creare e che lavorare insieme a costruire il governo aperto è possibile. Dobbiamo dare una dimostrazione di questo sia a livello nazionale e poi portare anche le nostre buone pratiche alla conoscenza del livello internazionale. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buona settimana dell'amministrazione aperta. Sono molti gli eventi, avete trovato tutte le informazioni sul nostro sito, oltre che sulla pagina Formez di Eventi PA. Approfitto per ringraziare anche lo staff oggi di Formez che dietro al back office di questo evento ci ha garantito la possibilità di utilizzare questa piattaforma e di lavorare tutti insieme in questa modalità di plenaria che forse potremo migliorare in futuro con modalità diverse, ma che sicuramente ancora dimostra la sua efficacia. Grazie a tutti. E buon lavoro e vi porto i saluti di Sauro Angeletti che è stato probabilmente coinvolto in altre vicende di vertice, quindi non è disponibile in questo momento a salutarvi. Grazie, grazie a tutti, buon pomeriggio.